Buonasera, bentrovati da Cascia per quest'ultima puntata dal ritiro oh, del Magrelli Active. Uh, un ritiro che purtroppo si chiude con una uh, sconfitta per l'Avellino 1-0 il risultato del test amichevole giocato contro il Taranto decisivo un gol di Pera al 39 esimo uh, minuto del uh, primo tempo per commentare questa partita ma nel complesso l'intero ritiro che si va a chiudere da martedì ci sarà la ripresa ad Avellino c'è con me per uh, questa prima parte Sabino Giannatasa buonasera Sabino ciao Marco allora, si è chiuso uh, con un risultato negativo, uh, anche se Novellino non ha fatto uh, drammi, poi lo ascolteremo uh, successivamente, però uh, dobbiamo dirlo un Avellino imballato in quasi tutti i calciatori. Sì, un Avellino sulle gambe, male Ardemagni, male Moretti, male D'Angelo, insomma elementi chiave. Molto bene il portiere Radu, per la prima volta lo vediamo parare qualche tiro, visto che le, nelle tre precedenti gare, nel lui e nelle zerine, era stato impiegato. Portiere Radu, che era un po' è un'incognita, insomma, lo dobbiamo dire perché eh, comunque si affaccia alla Serie B dopo qualche anno che è stato nelle giovanili dell'Inter. Erano due anni che Enzo De Vito cercava eh, di acquistarlo. Non ci dimentichiamo che lo scorso anno Radunovic arrivò proprio dopo il diniego da parte della società eh, nerazzurra al prestito eh, di Radu. Radu, che effettivamente ha compiuto un paio di interventi importanti anche di. Eh, di uscite, però analizziamo un po' nel complesso questa partita. Novellino ha iniziato con un 4-1, 4-1 che è poi è il modulo eh, provato per la maggior parte di questo ritiro che tu hai seguito dal primo giorno. Sì, è il modulo che dovrebbe essere il modulo chiave di quest'anno, anche se Novellino già ieri e l'altro ieri parlando con noi diceva il 4-4-2 che è il mio modulo, non l'abbandono e abbiamo anche l'opzione 3-5-2 che abbiamo visto nella seconda frazione. 3-5-2 abbiamo visto nella seconda frazione per pochi minuti perché eh, da ieri Novellino sta insistendo un po' su questo 3-5-2. Secondo me eh, lo sta facendo perché non si fida tantissimo oh, del nostro pacchetto arretrato, cerca di coprirsi quanto più è possibile. Ma un 3-5-2 che poi in campo è durato oh, pochissimi eh, minuti perché per esigenze tattiche è passato al 4-4-2, suo modulo classico. Eh sì, abbiamo visto insomma, Senzio al posto di Ardemagno davanti. Uh, inizialmente avevamo visto Ngawa con uh, Migliorini e l'altro centrale era Swager, poi è cambiato in corsa, insomma, nemmeno col 4-4-2 l'Avelina è riuscita a rendersi pericolosa e a creare pericoli al Taranto, a parte una conclusione di Molina nella seconda frazione come conclusione di Molina nel primo tempo. Poi ascolteremo, vi dicevo, il tecnico successivamente, però eh, la sua è stata, ve lo preannuncio già, un'analisi abbastanza eh, lucida, eh, è apparso tranquillo, non ha fatto assolutamente eh, drammi, in fondo Sabino in questa fase del campionato, se una squadra va a mille bisogna preoccuparsi, ciò non significa ecco, che adesso eh, noi dobbiamo essere eh, superficiali, assolutamente, L'Avellino quest'oggi ha perso contro una squadra di eh, serie D, è una signora squadra per la categoria che andrà ad affrontare, aveva un passo diverso perché è in ritiro qui ad Assisi soltanto da tre giorni, mentre eh, tre giorni prima si era radunata a, a, in, in Puglia, eh, sta di fatto che eh, perdi sempre contro una squadra che ha due categorie eh, inferiore non fa piacere, questo lo dobbiamo assolutamente sottolineare e rimarcare. Malgrado ciò va detto che nel calcio se non corri non vinci sicuramente, tra l'altro Novellino però non ha fatto drammi anzi ha detto che non sono queste le gare da vincere, adesso c'è la partita di Coppa Italia voglio insomma la giusta reazione in quella gara perché sono quelle le gare che contano Novellino non ha fatto drammi però eh, sottolinea spesso Uh, il fatto che qualche calciatore su cui punta molto, qualche calciatore uh, importante uh, per far uh, de defluire il suo gioco come Moretti è in grosso uh, ritardo. Da Moretti anche in questi giorni che abbiamo visto, abbiamo assistito uh, a tutti gli allenamenti e lo ha spesso uh, richiamato. spesso richiamato. Sì, è il giocatore che ha richiamato di più, eh, gli, ha gli ha chiesto spesso insomma, di cambiare passo, di... Di far scorrere il pallone, Maletti molto lento, molto imballato, spesso è apparso anche diciamo, scocciato per i continui richiami. Qualche volta ha detto è colpa del campo. Novellini ha detto che non posso richiamarlo sempre, però in questo momento è uno di quelli insomma, che sta un po' dietro con la condizione. Forse l'avvento di un giocatore come Di Tacchio, questa possibile alternanza potrebbe spronarlo un poco. In realtà questo è un avellino che eh, secondo il presidente Taccone è costruito al 90%, poi vedremo se arriveranno soltanto due eh, elementi, cioè un difensore e un attaccante, è stato fatto che eh, ci sono delle coppie da rispettare ed effettivamente Ditacchio è l'alternativa a Moretti, almeno per adesso dobbiamo escludere una coesistenza dei due. Sì, tra l'altro come abbiamo visto nelle precedenti gare, perché oggi Ditacchio non ha giocato come abbiamo visto nelle precedenti partite, Ditacchio si è alternato sempre con Moretti, un tempo uno, un tempo l'altro e Ditacchio in questo momento sta, sta meglio di Moretti e, e in questo momento sembra seguire meglio anche i dettami di Novellino. Tra le note positive di questo ritiro c'è sicuramente eh, Molina, un calciatore arrivato nuovamente ad Avellino tra lo scetticismo generale, ma vi assicuro che in questo ritiro è andato come un treno. Probabilmente eh, in questi mesi, anzi non probabilmente, sicuramente in questi mesi ha lavorato eh, tantissimo sulla condizione, si vede che ha un passo diverso, anche una convinzione. L'ho visto entrare eh, nei contrasti come se fosse una gara agonisticamente di campionato. Sì, non è facile per un giocatore che non giocava da un anno. Molina è arrivata secondo me con grande convinzione, con grande voglia di dimostrare che quello dello scorso anno è stato solo un incidente di percorso e soprattutto è stato voluto fortemente da Novellino che l'ha allenato a Modena con cui aveva fatto molto bene, aveva raggiunto l'Under 21 e penso che voglia ripagare la fiducia del mister nel gioco degli esterni eh, Sabino noi abbiamo oh, Pecorini, La Verone e eh, lo stesso Molina che possono essere impiegati a destra, Rizzato e eh, Falasco a sinistra con eh, più avanti eh, Bidaui, eh, non per metterla in politica, ma almeno per adesso direi che la destra va meglio della sinistra. Destra molto meglio, sono tutte e tre in grande spulvero. E penso che la Verona e Molina siano i due che in questo ritiro si sono comportati meglio. La Verona e Morina, sì effettivamente i due che si sono comportati meglio, in mediana rispetto alle precedenti apparizioni, oggi anche Angelo D'Angelo ha fatto tanta fatica, così come eh, Paghera, però ripetiamolo, non per essere o per trovare eh, scusanti, lo stesso Novellino lo ha ribadito, ma eh, anche stamattina hanno lavorato sulla forza, sul uh, potenziamento, effettivamente dare un passo quest'oggi abbiamo visto, era molto difficile difficile per uh, i nostri calciatori rispetto a quelli del Taranto che come se uh, andavano insomma a 100 all'ora contro una squadra che proseguiva a 20 massimo 30 all'ora. Sì, è un Avellino che era molto sulle gambe, ha lavorato tanto, tra l'altro Novellino era molto arrabbiato questa settimana tanto che li ha fatti lavorare anche nel giorno in cui c'era la mezza giornata libera. E abbiamo avuto anche paura insomma che li facesse lavorare pure domani, visto che questa sconfitta non gli è andata giù. Eh, credo che per vedere il vero Avellino ci vorrà ancora un po' di tempo e qualche altro elemento perché è chiaro che anche oggi ha dimostrato di non aver fiducia su, sul pacchetto arretrato, non tanto sulla qualità dei giocatori ma sulla tenuta di alcuni di essi. A proposito di pacchetto arretrato, una, nuova, una nota positiva, eh, lieta di questo ritiro è sicuramente in gaua. Novellino avvicinandosi a noi fece una battuta, la vogliamo ripetere? Sì, eh, questa volta il Presidente Taccone ci ha visto giusto. Ecco, è un, uh, un giudizio dopo 14 giorni di ritiro. Uh, forse affrettato ma perché non ci stanno ancora delle gare uh, ufficiali quello che ha fatto vedere nel secondo tempo è anche stato uh, abbastanza apprezzabile però uh, dall'alto dell'esperienza di un tecnico come uh, Novellino ci si può uh, fidare io direi che per questa prima parte uh, è tutto mi fanno cenno dalla regia che possiamo anche uh, staccare qui finalmente dico finalmente credetemi è andato via il sole che ci ha bagliato dall'altra uh, postazione sul nostro sforzo Fondo, abbiamo uh, Cascia. Come potete vedere dalle immagini, un paesaggio uh, davvero stupendo. Uh, in questa valle si chiude quest'oggi il ritiro dell'Avellino, ma non si chiude, speciale ritiro perché andremo avanti nel corso uh, di queste settimane, di questo mese uh, di agosto, a partire da uh, lunedì sera. Nel frattempo, diamo spazio alla pubblicità. Ci rivediamo in, uh, per la seconda parte. Vi faremo ascoltare subito le parole di Walter Alfredo Novellino. A tra poco.